Amici della notte, ecco l'appuntamento anche con il settore della salute. Ebbene sì, noi di Bionet Roma molto spesso dedichiamo uno spazio, più spazi chiaramente nel campo della salute. Oggi andiamo a parlare del cuore, andiamo a parlare di un argomento che si intitola fibrillazione atriale. È un problema abbastanza grave quello di cui vi stiamo andando a parlare. Chiaramente abbiamo un ospite, un esperto, un cardiologo che ci parlerà di questo tipo di problemi, il dottor Giuseppe Giunta. Salve dottore. Buongiorno, buonasera. Sì, perché ormai praticamente siamo in quella fascia in cui esatto, non si capisce buonanotte bene. Buonanotte a tutti. Non si capisce bene. Dunque. Dottore, cardiologo, fibrillazione atriale. Chiaramente quando c'è un problema, noi dello staff del By Night dobbiamo cercare l'esperto che ci parli chiaramente di questo determinato problema. Allora, innanzitutto è l'aritmia più comune che noi è abbiamo, quindi la più facile riscontro nei pronti soccorsi e anche a livello ambulatoriale. Spesso è un riscontro occasionale e spesso purtroppo è un riscontro occasionale in seguito a una patologia estremamente seria e grave che è l'ictus cerebrale. Quindi questo, diciamo, l'aritmia atriale viene, come dire, scoperta molto spesso anche per caso? Questo tipo di aritmia? Molte volte, specialmente nell'anziano, è scoperta per caso. Nel giovane è molto frequente, il paziente è sintomatico e quindi accede in pronto soccorso o comunque da un medico, viene visitato sicuramente da qualche collega. Bene, andiamo a scoprire meglio che cos'è l'aritmia atriale e soprattutto anche come qual è la causa che porta chiaramente a questo tipo di fibrillazione. Allora, cause sono molteplici, quindi parlare delle cause non basterebbe una o due ore, quindi diciamo che tutte le cardiopatie in generale possono portare a fibrillazione atriale. Ci sono anche delle forme non correlate a patologie cardiache che possono essere appunto causate da eccessiva distensione degli atri, per esempio dopo abbondanti bevute, d'estate beviamo anche tanta acqua, tanta birra, se non eliminiamo quei liquidi l'atrio si distende e può far partire qualche extrasistole e quindi di conseguenza partire fibrillazione atriale. E poi ci sono delle situazioni in cui il danno è microscopico e noi non lo vediamo, non lo percepiamo, ha un cuore perfettamente sano e in questi casi ripeto, è un riscontro occasionale e non riusciamo a trovare neanche la causa perché chiaramente non abbiamo materiale. È insidioso, quindi è insidioso, subito. Sì. La fibrillazione atriale è subito. Diciamo che è una patologia molto correlata all'età, tant'è vero che l'incidenza aumenta dai 65 anni in poi e è verosimile che nei prossimi 20 anni dagli 80 anni in su uno su quattro sarà affetto da questa malattia. Uno su quattro addirittura. Esatto, quindi statisticamente avremo un ottantenne da 80 anni in su, quindi un ultra ottantenne su quattro sarà affetto da fibrillazione quindi atriale. Possiamo dire per tutti quelli che ci stanno seguendo che hanno magari degli anziani in famiglia, la visita dal cardiologo va fatta. È fondamentale che ma va bene anche il generale medico curante anche. Perché il medico curante un polso dovrebbe essere in grado di sentire. Beh, chiaro. Quindi se sente il polso aritmico va subito a chiedere la visita cardiologica e il cardiologo, un buon cardiologo è in grado di fare una diagnosi certo. Rapidamente. Perché è importante fare la diagnosi? Perché specialmente, ripeto, nell'anziano dove ci sono possono esserci altre patologie, quindi il paziente superato i 65 anni può essere iperteso, può avere il diabete, può aver avuto un infarto, può aver avuto altre patologie certo. In generale e la diagnosi è importante perché purtroppo nella fibrillazione atriale siccome c'è l'atrio non si contrae più, il flusso di sangue che appunto abbiamo nell'atrio tende a ristagnare, quindi si formano dei coaguli soprattutto in una zona, perché nell'atrio sinistro c'è una piccola appendice, si chiama auricola. Questa auricola il sangue ristagna, quando il sangue ristagna si forma il coagulo e se questo coagulo poi si stacca esce il trombo che va chiaramente nelle arterie carotide, il primo distretto sono le carotide e da lì al cervello ictus. E quindi il 50% di questi ictus sono gravissimi e circa la metà di questi pazienti muore entro l'anno. Muore addirittura. L'altra metà ha una grossa invalidità, quindi dal punto di vista sociale è importantissimo. Assolutamente. Possiamo avere un 65enne, purtroppo oggi
vediamo anche in età, li vediamo anche in età più precoce, anche a 55. Il più giovane che ho visto aveva 21 anni. Chiaramente 21 si trova, questo quando è giovane è un caso raro, però succede. Casi rari, però purtroppo è esordito con l'ictus e aveva episodi di fibrillazione atriale. Con lì ci sono altre patologie, chiaramente, che non. Ci sarebbe anche da parlare chiaramente, per tutto ore, collegato ore, sì, esatto. Perché poi da lì possono nascere anche altri tipi di problematiche, chiaramente. La cosa importante, ripeto, basta sentire un polso e fare poi chiaramente un elettrocardiogramma. Ovviamente dobbiamo escludere tutte le patologie cardiache e non solo, che possono essere la base della fibrillazione. E l'altra cosa importante che dobbiamo fare è qualora il paziente dovesse avere uno score di rischio da moderato ad alto a elevato, bisogna fare la terapia anticoagulante. Intervenire quanto prima con questa terapia. Sì. Che tipo di terapia è? È una terapia anticoagulante, sono farmaci che tendono a rendere il sangue scoagulabile, cioè meno coagulabile, diciamo. Noi oggi abbiamo a disposizione medicinali, come sì, funziona? Sono farmaci, abbiamo sia farmaci per bocca che farmaci per via sottocutanea. Fino a qualche anno fa avevamo per bocca soltanto gli inibitori della vitamina K, il famoso Warfarin, che sono quei farmaci che bisogna dosare ogni settimana, 15 giorni nella migliore delle ipotesi, ogni mese, facendo appunto un'analisi del sangue, che è appunto l'INR. Molto sensibili all'uso di altri farmaci, molto sensibili anche a certi tipi di alimenti, e quindi grossi problemi di management da parte del paziente. Da circa 4 anni sono entrati in commercio anche in Italia i nuovi anticoagulanti, che sono farmaci che altamente maneggevoli, che ci danno una rapido effetto anticoagulante, già dopo 2-4 ore il paziente è scoagulato, non necessitano di particolari accorgimenti. Ovviamente si tratta sempre di farmaci importanti e quindi sempre sotto che vanno dosati chiaramente del medico, eccetera. Questi questi farmaci oggi stiamo vivendo una nuova era, perché il paziente può tranquillamente prendere il farmaco senza dover dosare l'INR, può tranquillamente mangiare quello che gli pare, mentre invece col Warfarin e con gli inibitori a vina K in generale c'era una dieta in questo senso. Sì. Bisogna stare attento a molte cose per quanto riguarda sia l'alimentazione e soprattutto per quanto riguarda i farmaci. Ripeto, si tratta di pazienti che spesso hanno altre patologie. Quindi adesso con questi farmaci nuovi, questi nuovi anticoagulanti, non si va ad incidere effettivamente poi sulla vita quotidiana della persona. Migliora, perché uno dei problemi della fibrillazione atriale, a parte l'ictus, è chiaramente il problema più grosso. Certo. Ci può stare poi anche lo scompenso cardiaco, il paziente che misconosce la patologia può arrivare anche scompensato, però il problema grosso è la qualità della vita. Certo. Noi medici non possiamo garantire la vita eterna ai pazienti, ma cerchiamo di garantire il più possibile una buona qualità della vita. Assolutamente, paziente, il benessere della persona. Esatto, il paziente fibrillante ha una peggior qualità della vita, sia che sia sintomatico, perché chiaramente entra in ansia ogni volta che ha l'aritmia, sia che non lo sia, perché il paziente che non sente l'aritmia comunque ha una peggior qualità della vita, perché se gli si fa fare un banalissimo test a sforzo, vediamo i pazienti in ritmo sinusale, cioè non fibrillanti, vanno meglio anche se sono asintomatici. Quindi la qualità della vita è sicuramente migliore. E chiaramente un nuovo anticoagulante che noi prendiamo la pasticca e non dobbiamo fare altro, e sicuramente ci rende la qualità della vita certamente migliore. Sì, certamente. A fare dosaggio ogni settimana, non va bene fare la punturina, insomma è sicuramente molto più comodo e molto, tante per i pazienti, una fortuna nella sfortuna, possiamo dire, salvo che noi come unico paese al mondo siamo costretti a fare un piano terapeutico online sull'AIFA, che ci crea sul sito dell'AIFA, che è il sito nazionale del controllo del farmaco, l'agenzia nazionale, che ci crea chiaramente qualche piccola difficoltà in più rispetto alla prescrizione semplice sulla ricetta rosa o su quella, come si dice oggi, dematerializzata. Certo, sarebbe il caso di velocizzare il tutto. Sì, sarebbe il caso di eliminarlo. Siamo l'unico paese al mondo che fa questa cosa. Stranamente l'unica cosa che abbiamo poi online si usa sempre per velocizzare il tutto, questa volta però rallenta. Perché non tutti, purtroppo la banda larga è una chimera per molti ospedali, e quindi si lavora su banda
non larga, chiaramente, e quindi spesso, specialmente nelle ore di punta, è complicato pure accedere al sito, e quindi diventa un problema pure anche questo è vero. Considerate che in Germania lo prescrive il medico curante. Ah, noi ecco, siamo costretti invece soltanto alcuni colleghi, alcuni medici, sì, alcuni cardiologi, internisti, amatori. Neanche tutti i cardiologi, no. Alcuni cardiologi. Bisognerebbe, ecco, c'è un piccolo appello, risolvere questa situazione, diciamo, burocraticamente scomoda. Sì, diciamo, la Regione Lazio sta facendo qualcosa di meno, nel senso che chiede anche un piano terapeutico regionale, quindi praticamente ne dobbiamo fare due. Questo insomma potrebbe essere, parlando proprio di burocrazia, un problema fondamentale. Purtroppo la burocrazia sta uccidendo la sanità pubblica. Purtroppo, effettivamente. L'appello, al di là della medicina, molto spesso mi sono ritrovato ad appellarmi alle istituzioni dicendo snelliamo questa burocrazia, perché in tutti i campi effettivamente ci sta un po' uccidendo. Forse questo è uno dei peggior mali in Italia, l'eccessiva burocrazia. Sì, ma nella sanità pubblica, negli ospedali, l'eccessiva burocratizzazione è una cosa... Purtroppo la vediamo anche a livello della medicina di base. Sono molti colleghi che dimenticano il fatto di essere medici. Esatto. E fanno i burocrati. E questo è un danno per loro, perché la professione medica è splendida se è fatta bene, perché c'è bisogno sempre una passione dietro. Esatto. Chiaramente. Chi ha passione per far medico lo fa bene. Purtroppo il burocrate non fa bene il medico e ci rimette la salute del paziente. E ci rimette la salute del paziente, perché non visitando, ecco, sentendo il polso, se io sento il polso e faccio diagnosi fibrillazione atriale, già posso inquadrare, certo, il paziente. Se io non sento il polso e lo mando in visita cardiologica con appuntamenti, è capace anche a 6 mesi, 8 mesi, un anno, è capace il paziente Maria Colletto. E serviva semplicemente toccare il polso del paziente. Che fa? Per carità, non me se ne voglia, ci sono tantissimi bravi colleghi che si interessano della burocrazia, certo, e continuano a fare i medici. Purtroppo mi capita ogni tanto di vederne qualcuno che è molto attaccato ai dettami delle ASL. Io ribadisco che nessun impiegato mi può dire quello che devo fare, in scienza bene. E coscienza. No, senza peli sulla lingua, bene, la radio pura. E lo dico pure ai colleghi, e molti colleghi, per carità, pensano come me, anche, ripeto, purtroppo ci sono quelli che si fanno un po' condizionare da quelle decisioni dei burocrati delle ASL. Bene, dottore, oggi possiamo dire due cose. Innanzitutto che ci siamo fatti un po' di cultura, non solo sulla fibrillazione atriale, ma abbiamo anche parlato di altro, anche di un modo, non solo del paziente, ma soprattutto dei medici, di approcciarsi alla medicina. Ed questo è importante, perché ci interessa anche parlare di questo. Abbiamo sviscerato vari argomenti, abbiamo destato sicuramente molto interesse. Quindi ai nostri amici ed ascoltatori, per chi volesse una consulenza al dottor Giuseppe Giunta, può andare al suo studio a via Bradano 30, a quartiere Trieste, oppure al Policlinico Umberto I in prima clinica medica. Perfetto. Se volete sapere di più sul dottore, potete andare su www.docvadis.it, scrivete Giuseppe Giunta o scrivete all'indirizzo giuseppe.giunta@uniroma1.it. Grazie, dottore.